Buongiorno dottora Delfi, ci dà una sua opinione sulla borsa immobiliare a Napoli, soprattutto alla luce dell'attuale crisi economica? La borsa immobiliare di Napoli, alla luce dell'attuale crisi economica, bene, allora cominciamo col dire che lo sforzo che stiamo facendo come borsa immobiliare negli ultimi tempi, proprio in virtù del fatto della crisi economica attuale, è quella di qualificare al massimo il nostro tessuto imprenditoriale che riguarda specificamente gli agenti immobiliari in quanto tali. C'è la figura dell'agente immobiliare, che poi è il tema di questa mattina, no? Che noi discutiamo, è il nuovo ruolo che loro hanno nel percorso della garanzia, soprattutto verso il consumatore, che diciamo, è il primo a dover essere garantito. Cioè, quindi rispetto alle esigenze che il consumatore oggi sempre di più manifesta, quello di offrire a loro sempre dei professionisti altamente qualificati, ed è quello che in questo momento la borsa immobiliare sta svolgendo come ruolo, al di là dell'osservatorio dei prezzi e quanto altro. Quindi è quello di dare al mercato degli agenti professionisti altamente qualificati, che in qualche modo siano capaci di proporre al mercato, diciamo, prezzi e immobili di grande qualità. Quindi una particolare attenzione a quella che è la figura dell'agente immobiliare. In questo senso, per dare nuove prospettive al mercato nel prossimo futuro, quanto possono incidere delle soluzioni creative, come la soluzione dell'affitto con riscatto che si sta inserendo in alcuni mercati italiani? Ma guarda, questo diciamo, è un poco il metodo che tempo fa utilizzava lo IACP, no? Gli istituti di case popolari, che in realtà offrivano al possessore della casa la possibilità di riscattarlo con prezzo futuro. Cioè, ponendo come base questo, cioè è chiaro che noi oggi abbiamo un'economia che non permette soprattutto alle giovani coppie di accedere facilmente all'acquisto di una casa. Quindi il fatto che io oggi ho una coppia che voglia acquistare casa e che non ha la possibilità di accedere attraverso un esborso economico che non ha ancora formato, diciamo, gli diventa estremamente, diciamo, facile a questo punto, con questo metodo, utilizzare inizialmente la possibilità di accedere all'occupazione di una casa che sia anche questa di qualità soprattutto. Quindi non immaginiamoci di creare dei ghetti, ma semplicemente le case dove è possibile abitare. E quindi attraverso questo sistema, quindi con la crescita anche dei soggetti, quindi che hanno acquistato casa, quindi non solo la crescita in forma di età, ma soprattutto in forma economica, quindi dare la possibilità a loro di decidere quando e come poter riscattare quella casa. Sempre rispetto alle novità del mercato delle agenzie, quanto ha inciso l'obbligo alla certificazione energetica? Si può vedere più come un vantaggio per il cliente o come un onere per il venditore e quindi poi di contro per le agenzie? Guarda, se noi intendiamo il mercato locale, attualmente la regione Campania non ha ancora definito diciamo, le regole per quanto riguarda la certificazione energetica, quindi attualmente ci rifacciamo alle regole nazionali. La certificazione energetica su un patrimonio immobiliare, che è soprattutto quello napoletano, che è abbastanza obsoleto sotto certi aspetti, quindi dà la possibilità soprattutto di una riqualificazione urbana laddove ci fossero delle agevolazioni chiaramente non così descritte come sono attualmente, quindi con lo sgravio fiscale a N anni, ma soprattutto con lo sgravio fiscale, diciamo, molto più ridotto, diciamo, come arco temporale per poter concedere e permettere, diciamo, questa riqualificazione urbana creerebbe maggiore sviluppo al territorio. Ma quindi questo ritardo per quanto riguarda l'area napoletana potrebbe essere riportato appunto a questa obsolescenza delle strutture e quindi ai eccessivi costi necessari a una certificazione adeguata? Ma noi in realtà cerchiamo di far capire che in effetti la possibilità di avere delle case sicure sono sempre, diciamo,
un vantaggio per il cliente, quindi non è uno svantaggio. Cioè il fatto che io oggi mi posso caricare di un onere maggiore rispetto a una possibile riqualificazione dell'appartamento in cui vado ad abitare, certamente darà la possibilità in futuro di risparmiare dei soldi, perché è chiaro che oggi se mi faccio carico di un onere, però me lo vado a spalmare poi con gli anni nel risparmio che avrò conseguito annualmente sia sulla bolletta della luce elettrica che del gas o di quanto tale, insomma.